La SAG ha presentato questa mattina il nuovo sito internet dell'aeroporto d'Abruzzo che servirà per rendere ancora più fruibile lo scalo aeroportuale. Per l'occasione il presidente della SAG Enrico Paolini ha anticipato che il 27 dicembre ci sarà anche un volo da Pescara per Abu Dhabi. Il nuovo sito che è rivolto moltissimo agli utenti, ai passeggeri, e come io ho avuto modo di dire, ma ne sono profondamente convinto, aiuterà una buona informazione, una veloce informazione sui voli, la qualità, la quantità e i prezzi, aumenterà il numero dei passeggeri. Come voi colleghi ci insegnate, una buona informazione veloce aumenta gli utenti e quindi ci aiuta ad arrivare a quel milione di passeggeri insieme ai nuovi voli che stiamo cercando di mettere. Ma intanto ce n'è uno il 27 dicembre, pochi lo sanno, che fa Pescara a Abu Dhabi, di sostegno alla compagnia Costa Crociere, per cui la gente che parte da Pescara e va in crociera arriverà comodamente in aereo a Abu Dhabi partendo da qui, si farà la sua crociera in nave e da Abu Dhabi tornerà qui, quindi aerei intercontinentali o comunque di lunga raggio, 6-7 ore di percorrenza, già ci sono. Il problema è che con l'allungamento della pista e il masterplan noi fra 2 anni potremo mettere aerei di linea intercontinentali, cioè non stare più, come dire, alla discrezionalità delle compagnie, dei piloti, del meteo, ma avere, che ne so, un Pescara-Toronto con Transatter di linea regolare una volta alla settimana, o con New York una volta alla settimana, che è una cosa importantissima che metterà questo aeroporto al di sopra di molti aeroporti simili, interregionali o regionali, lo renderà internazionale e intercontinentale. A margine della presentazione del nuovo sito internet dello scalo pescarese, l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo ha annunciato l'arrivo di 16 milioni di euro per l'allungamento della pista dello scalo aeroportuale. Il primo obiettivo è quello dell'allungamento, che finalmente dopo anni abbiamo avuto questa autorizzazione, e per noi è di vitale importanza rispetto ad una strategia che ci siamo dati, non solo come aeroporto ma soprattutto come turismo. Poi chiaramente dobbiamo intervenire e migliorare anche tutta una serie di servizi che dobbiamo dare, perché io continuo a insistere, se riuscissimo a diventare il secondo aeroporto di Roma, insomma, sarebbe veramente un risultato importante. L'obiettivo comunque rimane arrivare a fine mandato ad avere 1 milione di passeggeri, e mi sembra che con tutta una serie di attività che tra noi e la SAG che gestisce l'aeroporto, che vengono messi in campo, un obiettivo che possiamo tranquillamente centrare. Abbiamo un cronoprogramma ben preciso che non prevede la chiusura dell'aeroporto ma lavori diciamo a step, e man mano il cronoprogramma è quello, la regione per quanto ci riguarda vigilerà per rispetto del cronoprogramma.